Benvenuto in questo terzo video tutorial sull'email marketing di Pecora Mannara. Questo video è parte integrante del tutorial completo sull'email marketing che puoi trovare su www.pecoramannara.com. Se hai seguito il primo ed il secondo video, abbiamo visto il principio che c'è tra un follow-up messages, cioè quello che chiamiamo autoresponder, e alcuni accenni sulla spam e sul come scegliere un servizio di autoresponder. Abbiamo poi analizzato GetResponse, che come servizio offre molte caratteristiche interessanti che utilizzeremo come paragone per altri servizi che analizzeremo nei tutorial futuri. In questo caso prendiamo in considerazione Aweber, che è un servizio ottimo di grande qualità. Ha meno funzioni disponibili, a mio parere, rispetto a GetResponse, però se confrontato con altre aziende presenti sul mercato, offre un'ottima facilità di integrazione con alcuni software e con dei plugin di WordPress, come ad esempio sistemi di e-commerce e di iscrizione automatica. Questo non significa che non sia possibile integrare altri servizi, anzi, molto spesso i servizi stessi forniscono tutti i plugin ed i codici necessari per essere integrati su applicazioni di terze parti. Tuttavia, spesso si trovano maschere preimpostate proprio per Aweber che riducono il lavoro di integrazione. Aweber è un servizio, a mio parere, che è assimilabile al servizio offerto da GetResponse, però con alcune funzionalità in meno, come ad esempio la mancanza del sistema di sondaggi e la landing page, e la mancanza delle immagini gratuite che GetResponse offre. Oltre a questo, l'interfaccia di GetResponse personalmente la trovo più intuitiva e permette interazioni più efficienti, come ad esempio il calendario dove organizzare le sequenze di autoresponder, che lo trovo più qualitativo perché mostra graficamente le email e la possibilità di attivare differenti tipologie di email a seconda di alcune azioni dell'utente. Molto più semplice da attuare. Ovviamente sono impressioni dettate dalla mia esperienza personale e ciò nonostante sottolineo che trovo Aweber comunque, rispetto a tanti altri servizi che ho avuto modo di provare, un servizio di ottima qualità. Entrando nella home page vediamo subito che Aweber non offre un test gratuito di 30 giorni senza carta di credito, come invece faceva GetResponse. L'opzione di prova passa attraverso un'iscrizione obbligatoria ed il pagamento di $1 per il primo mese, che comunque è un'opzione molto conveniente, però offre in caso di insoddisfazione il rimborso del costo entro 30 giorni. Per acquistare il servizio sarà sufficiente selezionare un piano, consiglio sempre il piano annuale ovviamente per il risparmio che ne deriva, che eventualmente verrebbe rimborsato nel caso non fossimo soddisfatti. Compiliamo con i nostri dati, inseriamo i dati della carta di credito e selezioniamo il pulsante I agree, complete my order, che significa accetto, completa il mio ordine. Una volta completato l'acquisto riceveremo nella casella email i dati per accedere. Clicchiamo su Sign In ed effettuiamo il login nella maschera che ci viene presentata. Entriamo nel pannello principale e diamo un'occhiata. La maschera principale è molto simile a quella di GetResponse, però non è configurabile allo stesso modo e presenta le statistiche in modo numerico, non graficamente. Aweber chiama la newsletter Broadcast. Ma se tra i due c'è una differenza, io personalmente non l'ho mai compresa, perché la funzione finale è praticamente la stessa. In alto abbiamo la zona per selezionare le liste email ed effettuare le impostazioni. Tra le lingue integrate nelle campagne, al momento in cui registro questo tutorial non c'è l'italiano, che per le nostre esigenze è un grande aiuto. La lingua ovviamente è importante in alcuni casi, come ad esempio nella prima mail di conferma dell'indirizzo, quella mail che ci arriva subito dopo l'iscrizione. Oppure è importante nelle pagine di conferma per avvenuta iscrizione. Però è possibile riscrivere buona parte delle mail di benvenuto a mano e quindi rimpiazzarla in lingua italiana, anche se non completamente, perché purtroppo alcune parti rimangono necessariamente in inglese, come ad esempio la dicitura all'interno della prima mail che indica il link con il quale confermare la propria email. In alto nei menu abbiamo le quattro funzioni fondamentali, e cioè Messages, Subscriber, Sign Up Form e Report, che svolgono più o meno la stessa funzione dei menu in GetResponse. In effetti queste sono le funzioni base che tutti i servizi di autoresponder offrono. In questo caso, nella zona Messages, non abbiamo le statistiche direttamente. Per avere le statistiche dovremo procedere nel menu Report. Clicchiamo su Messages e vediamo come si crea in Aweber un autoresponder. Clicchiamo su Follow Up Series e ci troveremo su una maschera molto semplice dalla grafica essenziale, con un pulsante verde per creare le nuove email e la lista dei follow up, la mail sequenziali, direttamente sotto. La bellezza di questa lista è essere una lista drag and drop, cioè posso prendere e trascinare i riquadri con i titoli per cambiare l'ordine di invio delle mie mail.
Sotto ho la funzione Campaign Sharing che mi permette eventualmente di copiare i messaggi da una campagna ad un'altra. Clicco su Crea un nuovo follow-up e vengo trasportato immediatamente su un editor grafico molto simile a quello che abbiamo visto in GetResponse, con la possibilità di selezionare tra tantissimi template di ottima qualità. E clicchiamo per selezionare il template. Una volta selezionato, posso apportare le mie modifiche al testo, ma anche qui non ho la possibilità di integrare dei moduli graficamente avanzati come quelli che offre GetResponse. Allo stesso modo, però, posso rapidamente effettuare tutte le modifiche al testo di cui ho bisogno e preparare la mia mail alla perfezione. Una volta pronta, seleziono il tasto Next e mi sposto al passo successivo. Le impostazioni verranno automaticamente salvate. Ora mi trovo sulla finestra Setting, che offre praticamente le stesse identiche opzioni di GetResponse. Invio a determinati giorni della settimana, oppure al giorno stesso dell'iscrizione, il tracciamento dei click fatti nella mail per fini statistici, che come abbiamo detto e non mi stanco di ripetere, per noi è un servizio essenziale, e da qui, una volta selezionate le opzioni che desidero, clicco sul pulsante Save and Exit per essere portato alla mia lista completa di autoresponder, o follow-up, come preferiamo chiamarli. Qui posso sfruttare la capacità del drag and drop e cambiare l'ordine delle mie email eventualmente. Però in sostanza questa è l'operazione di creazione di un follow-up in Aweber. La prima cosa che resta impressa è la velocità con la quale si svolgono tutte le operazioni. Ed in effetti sono poche le cose da selezionare per arrivare al risultato. Quindi per gli amanti delle cose semplici, Aweber potrebbe essere il servizio perfetto. Un concetto molto importante che dobbiamo capire è che non è semplice muoversi da un servizio ad un altro una volta scelto ed iniziato ad usare il nostro servizio, perché spostare una lista di email corposa purtroppo non è una cosa così semplice e a volte nemmeno fattibile. Nei prossimi tutorial vedremo quali idee possiamo eventualmente mettere in campo proprio per importare liste corpose, ma dobbiamo sapere che servizi come questi non è facile che accettino liste di email esterne se non provenienti dai loro database, oppure se non verificate tramite la prima mail di conferma di iscrizione. Diamo velocemente ora uno sguardo alla sezione Broadcast, o se preferiamo chiamarla Newsletter. Clicchiamo sul menu Broadcast e poi sul pulsante verde Create a Broadcast. Inseriamo il titolo e ci accorgiamo che l'interfaccia è la stessa della creazione del follow-up. Come prima, selezioniamo il nostro template, facciamo qualche modifica e clicchiamo Next. In questo caso la finestra che ci si presenta è differente. Permette di avere subito un link per pubblicare il nostro messaggio direttamente online. Maggiore importanza invece è la possibilità di collegare i social direttamente per pubblicare il messaggio in modo sincronizzato, in automatico. Lasciamo invariate queste opzioni e clicchiamo su Next. Veniamo rimandati ad una pagina dove possiamo inviare il messaggio immediatamente o scegliere di programmarlo per il futuro. In questo caso Aweber ci presenta un sistema a calendario simile a quello presente in GetResponse, però in questo caso non è per organizzare le sequenze di email da inviare ad un singolo iscritto, i cosiddetti follow-up. In questo caso è per organizzare l'invio delle newsletter nel tempo. Aweber, quindi, sembra ponga quasi maggiore attenzione all'organizzazione delle newsletter piuttosto che al servizio di follow-up. Però in entrambi i casi la gestione è decisamente rapida e semplice. Impostiamo una data di invio e salviamo ed il gioco è fatto. La nostra newsletter è programmata per essere inviata. Anche in questo caso, come accade in GetResponse, possiamo tranquillamente chiudere internet perché, anche se non saremo connessi, i messaggi verranno inviati alle date e agli orari stabiliti ugualmente. Se dovessi valutare tra i due servizi visti fino ad ora, ovviamente la mia scelta ricadrebbe su GetResponse, che è in effetti la scelta che ho fatto, e lo riconfermo. Però rimango dell'idea che Aweber non sia veramente molto lontano da GetResponse, e su certe cose forse può essere anche considerato un servizio di livello superiore. Ma manca di alcune piccole particolarità che nel tempo ho imparato ad apprezzare, di cui GetResponse dispone, come ad esempio le immagini, che sono molto comode. Insomma, senza ombra di dubbio, Aweber, che è nato prima di GetResponse, è in effetti un ottimo concorrente. Tuttavia il mio consiglio rimane di provare diversi servizi di autoresponder e verificare quale può essere il più consono alle proprie necessità. Vi aspetto al prossimo tutorial e non dimenticate di iscrivervi su www.pecoramannara.com.